Nonostante abbia allestito questo bellissimo rifugio sotterraneo, è incominciato a piovere e abbiamo pericolato. Comunque, quello che ho detto era giusto. Nel sottosuolo ho trovato un bel po' di ferro, carbone e penso che continuerò a scendere. Visto che sta piovendo, vorrei evitare di scavare, perché non lo so se scavando in qualche modo posso scivolare dalle scalette se piove. Ma per il momento il mio obiettivo è di fondere questo ferro, fare il mio, perché so che l'armatura è ancora sana, però ne voglio creare un'altra. Perché se devo scendere in profondità, se cado, probabilmente mi faccio male, ma se ho un'armatura più resistente, magari posso continuare il colpo. Adesso le fondo insieme e dovrebbe rinforzarsi. Ok, la posso mettere. Allora, ora vi faccio vedere una cosa. Aspettate un attimo. Come potete vedere, ho scavato davanti a casa e ho creato quello che vedete che è una galleria in verticale. Qui ho trovato il ferro e adesso qui creerò una nuova sezione e spero di trovare qualcosa. Ecco qui. Piano piano mi allargherò tutto e cercherò di trovare qualcosa. Il mio progetto in questo caso è di trovare risorse, per cui se qua non trovo niente continuerò a scavare in profondità finché non riesco a trovare quello che ritengo più adatto. Carbone e ferro ne ho trovato un po', però ho intenzione di trovare molto di più. Non credo proprio che ci siano solo quelle poche risorse. Terra. Brutto segno, quando ci sta terra, o ci stanno laghi sotterranei, o ci sta lava, o altre stronzate. Vabbè. Cerco di rimanere sempre un paio di cubi di pietra sopra, così se becco lava non becco la morte. Scusa se non parlo molto, però devo solamente scavare in giù, non credo che ci sia nient'altro da dire. Thank you.
molto più importante. Ma quelli sono mattoni di pietra. Sì, sì, sono mattoni di pietra. Lo so. Sono sceso molto in profondità. Come cavolo fanno ad esserci mattoni di pietra sottoterra? Mi sa che ho trovato uno di quei tempi sotterranei. Che facciamo? Vediamo un po' che ci sta qua dentro. Ma provo a comprare qualche blocco e vedere un pochettino se ci sta qualcosa di interessante. Oh oh, ci sta! Minchia, ho trovato un tempio proprio. Facciamo una cosa, mo mi allargo ben bene la zona, perché ci sono un po' troppi punti scuri. Vediamo che ostilità ci stanno dentro, se ce ne sono. Sinceramente questa partita è stata molto più fortunata del previsto. Cioè, ero sceso per risorse e ho trovato un tesoro. Un po', mi sembra un po' come Indiana Jones. Ah, i mattoni sono interessanti. Ok, scusatemi, ma penso che mi metterò un po' a sistemare meglio la situazione e poi dopo continuo. Procediamo con calma. Allora, no, troppi punti scuri. Luce, 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 ci vuole luce. Ancora qua. Cazzo, ma questa è una cavità profonda. Minchia, c'è troppa gente qua secondo me. Ma che c'è? Luce. Vabbè, io penso che questo gameplay sarà molto interessante, per cui voglio mettere bene in sicurezza tutta la zona, vedere un po' che ci sta, ma questo è qua dove si va. Io sento qualcosa. Vediamo un po' se ci sta qualcosa qui. No,
messo la roccia. Questa è una cosa. Roccia. Solo roccia. Ah, potrei utilizzarlo come rifugio. Abbastanza di. Un tesoro, che culo. Ma che c'è? Si vede un cazzo. Si vede un. Vabbè, chiudiamo. Vediamo un po' che offre. Armatura d'oro del cavallo, pane. Poco, ma abbastanza. Vabbè, questa zona ci proviamo più avanti. Mo vediamo un po' di vedere le altre zone. Vediamo un po' che c'è. A me sembra di sentire un Enderman da qualche parte. È possibile che sta qua giù? Ma quelle sono sbarre. Ma che è una prigione sotterranea? Eh sì, è una prigione. E si sentono un sacco di voci. Io sento un Enderman, ma dove cazzo sta? Poi no, perché è troppo basso e soffitto? Lo stesso Enderman di prima, non vorrei fare una brutta. Scusate un attimo, troppo qua, non vorrei trovarmi qualche coglione alle spalle. Ma non c'è nessuno. Vediamo un po'. Ciao caro, come stai? Vieni. Ma cazzo è andato? Grazie, mi sembra proprio. Mi lascio proprio molto. Vabbè. Beh ragazzi, io direi di continuare l'esplorazione. Vediamo un po' se ci sta qualcos'altro. No, però non si può più parlare. Allora, luce, qua serve molto luce. Scusate un attimo. La porta si può chiudere, è aperta, vediamo un po'. Ah. Allora abbiamo il pulsante, ok,
metterci una lega. Non mi serve un cazzo, perché poi come faccio ad aprirla da dentro? Facciamo così. Ecco fatto. Risolto il problema. Cazzo, quello avevo più da me. Mi sento molte presenze. La situazione è molto più letto. Quanto ci sta? E allora torniamo un attimo. Sono un casino mettere in sicurezza il senso di Sante, ok, e adesso chiudiamo anche. Ok, posso dire che ho fatto il mio. Qui dovrei essere al sicuro. Metto un pulsante anche qua. Funziona bene. Ok, le palle. Devo rischiare di mettere il pulsante anche dall'altra parte? Lo faccio dopo. Ok, diciamo che l'avventura è cominciata bene e sta ed è finita anche meglio. Comunque penso proprio che il gameplay lo continuo la prossima volta. Intanto vedo di far diventare questo posto un po' più accogliente, perché penso che diventerà il mio prossimo, il nuovo campo di battaglia. Per cui mentre sistemo l'inventario in modo da togliere un po' di cose, vi auguro di vederci alla prossima puntata.